Un punto materiale di massa m pari a 5 kg si muove lungo la guida liscia indicata in figura. Nella posizione A di ascissa x con a uguale 0, l'altezza rispetto al suolo è y con a uguale 0,5 metri, mezzo metro. Nella posizione B di ascissa x con b pari a 2 metri, l'altezza y con b è 0,8 metri. Al corpo è applicata la forza costante orizzontale F pari a 20 newton. Ci fanno due domande. Calcolare, domanda A, il lavoro delle forze agenti nello spostamento da A e B. Domanda B, quanto vale la velocità finale se la velocità iniziale è nulla? Problema tratto dal testo degli autori Mazzoldi e Nicolovoci, il 4.23 di pagina 107. Ne stiamo facendo moltissimi. Della mia edizione intitolata Elementi di fisica, meccanica e termodinamica della Edises, casa editrice. Mazzoldi e Nicolovoci sono gli autori. Problema molto semplice che ci chiede come prima domanda di calcolare il lavoro compiuto dal risultante delle forze nell'andare da A a B, che ricordiamo essere l'integrale S sulla gamma, dove gamma è proprio questo percorso, questa traiettoria qualsiasi, che va da A a B, della forza, dove per forza intendo la risultante delle forze per lo spostamento, per il vettore spostamento, che sarebbe il modulo della forza per il modulo spostamento per il coso dell'angolo tra essi compreso, che c'è tra essi. Però qui abbiamo due forze che agiscono sul nostro blocchetto che si muove in questo modo. Allora, la forza, come possiamo vedere dal disegno, è chiaramente costante, e poi c'è la forza peso. Allora, cominciamo io qui fare la somma, ovviamente, che facciamo? Il lavoro da AB è la somma dei contributi infinitesimi. Abbiamo da, in questo caso, tenere presente, vedere quanto vale il lavoro della forza peso e il lavoro della nostra forza costante. Cominciamo dal lavoro della forza peso. Il lavoro della forza peso l'abbiamo visto anche nella spiegazione. È mg y con a meno mg y con b. Dunque, quando abbiamo visto che la forza peso è una forza di tipo conservativo, dipende cioè solamente dalla posizione iniziale e dalla posizione finale, cioè non ci interessa il percorso, ci interessa solamente la posizione iniziale e la posizione finale. Abbiamo visto che quando l'altezza iniziale si trova più in basso, perché y con a è più inferiore rispetto a y con b, il lavoro è un lavoro negativo, e quindi inutile perdere tempo, possiamo dire che mg per y con a meno y con b è il lavoro totale compiuto dalla forza peso, perché vedete qui si va a salire. Se avessimo avuto, come nel caso della spiegazione che vi ho fatto, un oggetto posto a una quota più in alto iniziale e a una quota finale più in basso, avremmo avuto un mg, in quel caso y con a meno y con b, con y con a maggiore di y con b, quindi un lavoro positivo. Qui è evidente che il lavoro compiuto dalla forza gravitazionale, dalla forza peso, è chiaramente negativo. Molto più facile è calcolare il lavoro compiuto da questa forza costante, che dovrebbe essere il modulo della forza per il modulo dello spostamento, sempre per il coseno di 0, perché 0 è l'angolo 2π, l'angolo 0 è l'angolo che si forma tra la forza e lo spostamento. Qui però dobbiamo ovviamente distinguere, c'è una forza qui e c'è una forza qui. Anche la forza, essendo costante, è una forza di tipo conservativo, e questa volta abbiamo un F che moltiplica ovviamente il x con b meno x con a, ovviamente in questo caso, no? X con B meno X con A. X con A, fra l'altro, è chiaramente nullo. Quindi abbiamo calcolato quanto vale questo lavoro. Si sommano, possiamo sommarli i due lavori, e abbiamo quindi che il risultato sarà semplicemente questo mg che moltiplica questa differenza di quota, y con A meno y con B, più F che moltiplica x con B meno x con A. Questo è il lavoro, andiamo a fare questo conto. Problema che in questo caso poteva ingannare. La scelta, magari uno poteva scegliere una strada un pochino più complicata, io direi di utilizzare questa. Dunque, facciamo questo conto. Allora, qui abbiamo un 5 per 9,8, ovviamente per 0,3, e a questo ci andiamo a sommare il prodotto di 20 per ovviamente 2. Bene, se fate questo conto, il lavoro totale, dunque, ho dato qualcosa? No, ovviamente qui c'è un errore. No, ovviamente qui c'è un errore. Ho sommato, ma non è così. Cioè, ovviamente, questo qui è un valore negativo, ed è un, ripeto, lo rifaccio, 9,8 per 5,
0,3 ma è negativo, quindi quello è un, 14, quello è un meno 14,7 joule, quindi questo va assolutamente specificato, quindi il lavoro, questo è un meno 14,7 joule, io ho fatto la somma, qui dobbiamo fare la differenza in realtà, vabbè, dal punto di vista numerico. Mentre invece è banale, 40 newton è questo. Quindi se fate questo, vi viene effettivamente, se fate questo conto, adesso lo facciamo subito, non l'ho fatto, sì, vi viene un 25,3 joule. Questo è un 25 circa, 3,3 joule. Domanda A. Beh, la domanda B, uno dice, ma che faccio? Cosa applico? Beh, applico il teorema delle forze vive, io applicherei qui, francamente, perché mi chiede quanto fa la velocità finale se la velocità iniziale è nulla. Allora, a parte il fatto che io non l'ho scritto come dato 7, ma lo aggiungerei, quindi V0 è 0, il teorema delle forze vive dice che il lavoro compiuto, tutte le forze agenti nel suo sistema, e l'abbiamo calcolato, è quello là, è pari alla variazione delta K di energia cinetica, cioè è pari a KB meno KA, ma in questo caso è solamente pari a KB, perché se V con 0 è 0, ovvero V con A è 0 per essere precisi, il dato numero 8 mi dice che K di B sarà ovviamente 0. Vi ricordo che K, l'energia cinetica legata solamente alla velocità, è un mezzo mv quadro, quindi un mezzo mv quadro, V con A quadrato sarebbe viene 0. E quindi possiamo dire che il lavoro totale, ovvero questo, è pari a un mezzo mvb al quadrato. Pertanto vb è proprio la radice quadrata di che cosa? Di 2 volte il lavoro diviso la massa. E se fate questo conto, questo è, diciamo, il lavoro totale, l'abbiamo già calcolato, quindi questo è un problema veramente facile del Mazzoldi, che propone problemi di vario livello di difficoltà, quindi è sufficiente fare un 2 per 25, un 2 per 25,3 e dividerlo proprio per 5, e viene, eh sì, deve venire qua, a me viene un 3,18 metri a seconda, adesso non so nel Mazzoldi quali siano i valori. Ma Mazzoli mi dice 3,2, io andrei un 3,18 metri al secondo, ma questo è un problema davvero facile, facile perché abbiamo applicato quindi il concetto di lavoro applicato a forze solamente di tipo conservativo, avevamo una forza costante orizzontale e la forza peso che per definizione è di tipo conservativo, e poi abbiamo applicato nel punto B il teorema delle forze vive.